Si svolgerà nei giorni di sabato 28 e domenica 29 aprile, mattino e pomeriggio, la terza edizione del Il Patentino, un corso di formazione rivolto a tutti i cittadini proprietari di cani o che vogliano diventarlo. Il corso è finanziato dalla Regione Piemonte e organizzato dall'assessorato al welfare animale del Comune, in collaborazione con la cooperativa Senape, che gestisce il canile sanitario del Gattile, e il servizio veterinario ASL di Alessandria. Il corso, gratuito, si svolgerà nella sala riunioni di Villa Guerci, in via Fadibruno 70, sede dell'ufficio welfare animale. L'iscrizione è limitata a 40 partecipanti, ai quali al termine verrà rilasciato un attestato. E per questo bisogna presentare domanda entro il 27 aprile all'ufficio welfare animale o alla cooperativa Senape al canile di Alessandria. Il percorso formativo proposto si articola attraverso l'intervento di un medico veterinario comportamentista, Raffaella Tamagnone, responsabile scientifico, ed una parte pratica con istruttori cinofili. L'idea è formare i proprietari per rispondere alle esigenze di prevenzione delle aggressioni da parte dei cani e del randagismo. I proprietari responsabili, infatti, sono in grado di gestire i propri cani correttamente nel contesto in cui vivono e naturalmente non li abbandonano per la prossima vacanza. Il corso segue una direzione voluta anche dalla legge. Il percorso, infatti, è anche previsto dall'ordinanza Martini del 3 marzo 2009 sulla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, aggiornata al 2011. È un percorso formativo facoltativo finalizzato al rilascio del patentino, organizzato, come prevede l'ordinanza, da parte dei comuni congiuntamente con le aziende sanitarie locali. L'ordinanza prevede anche corsi obbligatori in alcuni casi. I proprietari individuati dai comuni sono obbligati alla frequenza, a pagamento, dei percorsi formativi non più sulla base dei dati in anagrafe canina, ma su indicazione dei servizi veterinari a seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di criteri di rischio. E sono sempre servizi veterinari, in caso di rilevazione di rischio elevato, a stabilire le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.